molto spesso qua, ovvero da Giancarlo ai Morazzi di Torino. Un pezzo aspettando meteoriti, che dire? Vabbè, il testo è una sintesi della possibile alienazione alla quale più o meno consapevolmente stiamo andando tutti incontro, no? Un motivo, cioè la cosa che mi ha fatto accettare in primis l'idea di partecipare a questo progetto è il gruppo. Perché soprattutto why? Cioè, perché in realtà è allegro, cioè ci piace sensibilizzare magari un po' le persone prendendole dal punto di vista, diciamo, dello scherzo e non troppo sul serio. Bonsegni, come è stato lavorare con Bonsegni a Crescenos? Ma quale Fabrizio lavoro? Loro sono bravi, c'hanno un sacco di idee. Sì, infatti, come abbiamo detto, accennato all'idea, boh, chill è partito, boh, allora facciamo così, vai. Cioè sommersi di idee, quindi boh. Poi a volte quando siamo lì che stiamo girando c'è la classica situazione dove c'è Cillo che si alza e dice: c'ho un'idea bellissima, adesso ne facciamo una, poi ve la dico, adesso finiamo questa. Ecco, lì iniziano a tremare le gambe perché sai già che devi fare una cosa veramente allucinante. Adesso posso dire un'idea? Sì, tenetevi forte, eh! Fate una in cui voi due seduti fate le stesse cose che fa lui. Però è bello perché comunque più che altro ci conosciamo da anni con Bonsai Ninja e non eravamo mai riusciti a lavorare insieme a un progetto. E questa volta invece sembra che riusciamo a portare a termine la situazione. Ciao, sono Ciro di Bonsai Ninja Studio. Bonsai Ninja Studio è uno studio creativo che ha sede a Milano. Siamo un gruppo di simpatici ragazzi molto divertenti che amano lavorare con i video. Abbiamo conosciuto verso la fine del 2007 Dade, ovvero in quella veste lì era Antianti. Un po' Lucarelli, no? Prendi Antianti, mettilo lì. Finalmente un giorno Dade ha alzato il telefono dopo un sacco di tempo che non ci sentivamo e mi ha detto: Cillo, voglio fare il nuovo videoclip di Linea 77. Figata. Il budget di questo video era molto basso. Con pochi soldi a disposizione abbiamo cercato di ottenere il miglior risultato possibile. Questo videoclip ha un attore protagonista. Tutto il video gira intorno alla faccia di Fabio Troiano, che parla da sola in pratica. L'idea che comunque io abbia potuto mettere, abbia potuto collaborare. Gratificante nel momento in cui tu apprezzi artisticamente qualcuno e questo qualcuno chiede a te di partecipare in un loro progetto e quindi sembra un cerchio che si chiuda, no? Quindi abbiamo cercato di recuperare un po' tutto quanto con i pochi mezzi monetari che avevamo e infatti siamo andati a rovistare praticamente in tutte le immondizie di Torino, trovando anche delle robe interessanti come lavandini, bauli, scrivanie, specchi rotti, robe del genere. In due settimane, diciamo tre settimane, abbiamo raccolto tutto il materiale, montato il set, sempre io e la mia ragazza Alice che lavora appunto da Giancarlo. Abbiamo scelto di dare anche la tappezzeria per dare un tono, diciamo, alla stanza di questo povero uomo, ovviamente bruttissima, costata 2 euro 10 metri, una roba presa in un mercatino dell'usato e basta, si è tutto trasformato in un bellissimo set come per magia, sì certo con il lavoro di un mesetto, però insomma è andato bene, ecco.
imbarazzante vedere te al mio posto. La meteora, guarda, a volte c'è, per uscire da certi loop si aspetta sempre che succeda qualcosa, che ti svegli o che ti imprima quel giusto, quella giusta forza per cambiare, riuscire a cambiare qualcosa. E musicalmente è una cosa che mi, è una canzone che mi piace particolarmente perché esce un po' dagli schemi della canzone che abbiamo sempre in qualche modo intrapreso. Fine riprese. Bravi ragazzi, bravi tutti. Avevamo un sacco di voglia di fare un videoclip e l'abbiamo fatto.